Ladies and gentlemen. Ciao popolare nerd, bentornato a un nuovo croccantissimo episodio con Popcorn Time. Io sono Gabriella, la vostra fidata guida all'uscita cinematografica della settimana. 20° appuntamento con Popcorn Time è purtroppo ultimo, ma solo per questa stagione. Popcorn Time infatti va in vacanza, beato lui! Ma tornerà più scoppiettante che mai a settembre. Voi continuate a seguirci perché in questa torrida estate del 2017 noi di Lega Nerd abbiamo ancora qualche bell'asso nella manica. Fatte le dovute premesse, entriamo subito nel vivo di questa puntata con un bel thriller sporco e cattivo con protagonista il nostro Fassbenderone internazionale. Vi era mancato, eh? Diretto da Adam Smith, parlo di Codice Criminale. Criminali da generazioni, i Cutler non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d'auto ed inseguimenti con la polizia. Quando Chad, figlio del capobanda Colby, decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia del padre e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione. Restiamo sempre sul thriller, questa volta però mistico e intrigante. Vi è mai capitato nella vostra vita di essere totalmente ossessionati da un numero che continuate a vedere ovunque, dagli orologi, dai computer, sui libri, sui quaderni, ovunque? Un numero che forse è un presagio molto più profondo di quanto voi possiate immaginare? Paura, no, eh? Vabbè. Se siete curiosi di scoprirlo, allora io vi consiglio le 2:22. Dylan Boyd si rende conto che le sue giornate sono scandite dal replicarsi di piccoli eventi apparentemente casuali che si ripetono identici ogni giorno alla stessa ora, in una successione che termina puntualmente alle 2:22 alla stazione del treno. Dylan indaga sullo strano schema in cui il fato sembra aver imprigionato la sua vita, scoprendo un collegamento con un giorno di oltre 20 anni prima, in cui una coppia di fidanzati venne assassinata proprio alla stazione. Via il thriller, ma continuiamo con l'assassino. Questa settimana vi voglio belli strizzare come si deve. E se la nostra cara e amata Siri, o Cortana, o come si chiama quella di Android, improvvisamente incominciasse a dare vita alle vostre più recondite paure? Ciao Google! The Devil, non installarla, è l'app, film, che vi farà pentire di aver comprato uno smartphone. 5 adolescenti ricevono un invito a scaricare un'app simile a Siri. L'app chiamata Bedevil, una volta installata, inizia a perseguitarli, facendo emergere le loro peggiori paure. Per arrestare questa forza malvagia, i ragazzi devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro, contando solo sulla propria intelligenza e coraggio. Che poi no, un'app che si chiama Bedevil, ma quanta fiducia ti potrà mai suscitare? È un po' come non aprire quella porta, cioè non aprire quell'app, non scaricare quell'app, Bedevil non installarla. Cioè, non ci vuole una grande intelligenza per capire. Concludiamo cambiando totalmente genere e arrivando al bel drammone della settimana. Direttamente passato da Cannes, ultimo film diretto da Sean Penn con l'ex mogliettina Charlize Theron e quel misto di caliente fascino e carisma di Javier Bardem. Il tuo ultimo sguardo. Storia d'amore tra il dottor Miguel León, un medico impegnato in una missione di aiuto sanitario, e la dottoressa Wren Petersen, direttrice di un'organizzazione umanitaria. Sullo sfondo di una Liberia devastata dalla guerra, Miguel e Wren dovranno trovare un modo per mantenere vivo il loro rapporto, in condizioni estremamente difficili, e affrontare anche il problema che le loro opinioni per risolvere il conflitto che li circonda sono diametralmente opposte. E anche questo episodio di Popcorn Time termina qui. Io vi ringrazio per essere stati per tutte queste puntate con me, per avermi sostenuto in qualche modo anche solo guardando per un minuto, per un secondo questo video. L'appuntamento, se vorrete, con Popcorn Time è per settembre. Noi invece ci vediamo prossimamente da qualche parte dell'Italia o con qualsiasi altro video per qualche anteprima, intervista e cose varie che si fanno. Sempre belli carichi su Lega Nerd. Quindi mi raccomando, pollicioni in su, spammato al motore e ci vediamo alla prossima. Ciao! Molto male.
molto male. Ovviamente. E quando devi iniziare vuoi che non passa il porca miseria delle ambulanze, sirene? Questa torrida e sudata, porca. Tampone da sopra. Capito? Orologio, sopra il computer. Diluvio. Google. Vabbè. Dai, ma quanto ci vuole? E anche stavolta ho fatto la pagliaccia. Bene così. Bah. 42. N-R-D.